Una nuova stagione alle porte, Roberto Cucignallo, si respira un'aria diversa, no? Anche fra i tifosi, a livello di ottimismo. Sì, assolutamente, c'è tantissimo entusiasmo, la società ha operato, diciamo, in maniera buona nel mercato, deve completare, ma ho fiducia che lo completerà il mercato nel migliore dei modi. Tra parentesi, sono sempre al corrente di tutto, c'è un rapporto notevolmente migliorato con la società. Andrea Riccioli e Gemmi mi tengono costantemente aggiornato, per cui sono veramente contento, insomma, di come è partita questa stagione. Di contro, purtroppo, devo constatare che ci sono invece dei problemi a livello logistico piuttosto evidenti e piuttosto gravi. E questi problemi logistici possono rischiare, ecco, di compromettere un po' la stagione e tutto quello che era la programmazione tecnica dell'Arezzo. L'Arezzo si era proposto logicamente di aumentare le squadre giovanili, perché è fondamentale per una squadra provincia come quella di Arezzo, e invece qui purtroppo ci si trova a dover convivere con dei problemi che nascono giorno dopo giorno e che l'Arezzo praticamente poi viene lasciato completamente a solo, abbandonato. Viene lasciato solo abbandonato e non viene, cioè paradossalmente l'Arezzo deve chiedere di essere trattato come gli altri, quindi l'Arezzo non chiede neanche di avere un trattamento di favore. No, l'Arezzo si deve battere per essere trattato alla pari di altre realtà, e questo è veramente paradossale. Cioè, l'espressione calcistica maggiore professionistica di Arezzo, il calcio che sappiamo che muove veramente tantissime, tantissime persone, l'abbiamo visto l'ultimo giorno dell'allenamento domenica, quanta gente, con che entusiasmo si era ripresentata, ed è paradossale che veramente siamo qui a dover discutere di dove far allenare la squadra dell'Arezzo. Cioè, siamo qui di fronte a questo scempio. So per certo, e ci metto la faccia, che l'Arezzo ha fatto una proposta più che dignitosa per questi campi, che sono sempre stati i campi di destinazione naturale, no? Per gli allenamenti, poi per logistica o per altro. Poi non credo che ci si possa sinceramente fare altro, tranne che magari ampliare il parcheggio, no? Se proprio non li possiamo usare come struttura sportiva. E purtroppo i proprietari, legittimamente, no? Perché la proprietà privata giustamente in Italia va tutelata, assolutamente, nessuno. Hanno risposto picche magari anche in maniera secondo me sbagliata, perché rispondendo picche non rispondono picche né a Ferretti né a Riccioli né a Gemmi, rispondono picche a una comunità che si ritrova tutte le domeniche in 4-5 mila in questo stadio. Che interessi hanno a lasciarlo così? Ecco, quindi mi auguro che sotto questo aspetto si riesca a ragionare da persone civili per il bene anche di una comunità, poi ecco. Proprio per quanto riguarda le E poi ce strutture, ne sono di tanti altri. positivo c'è l'accordo, no, che è stato raggiunto per lo stadio, di Sì, contro c'è però vabbè, è un magari che. accordo positivo, poi vediamo un po', perché invece anche qui mi sembra che ci siano un paio di problemi. Noi come Orgoglio Maranto dovremmo essere in teoria già dentro le strutture, ancora non ci possiamo essere perché ancora chi le occupa, diciamo, anche abusivamente, perché non mi risulta ci siano né contratti di comodato né contratti di affitto, ancora non li ha lasciati liberi, per cui anche noi siamo qui in stand-by. Noi siamo dal 2010, tutti gli anni chiediamo all'amministrazione comunale un posto dove Orgoglio Amaranto, che detiene una percentuale della società, possa usufruire di uno spazio, invece ci siamo dovuti attrezzare noi, pagare eccetera eccetera, quando vedo che qui c'è gente che proprio col calcio non ci incastra niente. Poi io credevo che perlomeno avessero dei diritti, no? Dei titoli per poter stare qui, non ne hanno, consumano le utenze prima del comune e ora dell'Arezzo, quindi cioè, ditemi voi, cioè, se questo è agevolare l'Arezzo, cioè, si chiede di essere trattati come tutti, no? Cioè, invece qui mi sembra che le cose vadano al contrario. C'è il bando del Dante, a cui sembra che l'Arezzo sia un peccato mortale che abbia partecipato, eppure credo che i bandi siano aperti a tutti. Poi dopo vincerà chi fa l'offerta più congrua, vincerà chi ha tutte le carte in regola, però già il fatto che abbia partecipato ha scatenato un vespaio di polemiche che secondo me sono ridicole, no? I bandi sono pubblici, partecipa chi gli pare, no? Cioè, vuol dire, chiunque si presenta. Poi dopo vedremo, ancora non è stato reso noto, diciamo, quello che sarà l'esito.
ho delle cattive sensazioni, spero di sbagliarmi, ecco, però credo che il problema più grosso sia quello del Chimera, dove l'Arezzo aveva stipulato, diciamo, già prima che il Chimera fallisse un accordo per poter far lì allenare e giocare le giovanili, una struttura assolutamente idonea, diciamo, a tutto quello che doveva essere l'ampliamento del settore giovanile. Purtroppo questo fallimento sta complicando ulteriormente le cose, anche qua nessuno ci sta dando una mano. Siamo veramente al paradosso, una società che questa stagione sta veramente investendo tanto in tanti termini, in termini tecnici e in termini di idee, di progetti anche per lo stadio, non viene supportata in nessun modo. Trova ostacoli nelle istituzioni, non ho difficoltà a dirlo perché il primo incontro con la Tanti e il Ghinelli era stato positivo, 1000 aperture. Poi, a parte questa convenzione firmata, mi sembra che ci siamo un attimino fermati, no, dal trovare soluzioni. L'Arezzo ha anche chiesto, trovatemi dei luoghi, dei terreni dove lo posso fare io, una struttura. Siamo fermi, siamo completamente fermi e questo non è giusto. Credo che non sia giusto perché l'Arezzo, al di là di quelli che possono essere stati anche errori del passato, in questo momento si sta comportando bene, si sta comportando benissimo, è una cosa seria, affidabile, per cui non vedo perché ci sia tutta questa chiusura.